con un cartello in mano davanti all'ingresso della prefettura, a due passi da Santa Croce, diventando ben presto elemento di curiosità dei tanti passanti in giro per il centro storico a chiedersi il perché di un gesto tanto eclatante da parte di una donna decisa a tutto. Sciopero della fame d'oltranza. È così che Giuseppina Marazia, 57 anni, leccese, ha messo in atto la sua protesta contro lo Stato e la Regione Puglia, per i quali lei e la sua malattia, sensibilità chimica multipla, sembrano non esistere. Sono arrivata a questo punto non è perché è l'altro ieri che ho cominciato ad avere questi problemi, assolutamente no, sono 5 anni che continuo a chiedere, a proporre, no, la mia condizione con risultati zero, e per questo sono qui. Tramite il suo legale ha intentato causa contro lo Stato e la Regione Puglia, chiedendo un risarcimento di 1 milione di euro sulla scorta di quel diritto alla cura e all'assistenza, finora sempre negato. Di riacquistare la mia dignità, di poter vivere in maniera dignitosa, perché con 289 euro e qualcosa di pensione io non posso vivere. Tanti gli attestati di solidarietà ricevuti da parte di chi si trova nelle sue stesse condizioni di malato invisibile. Noi insistiamo che ci sia un po' più di ricerca, che ci sia anche un aiuto in tutti i sensi, anche un aiuto economico, perché ci sono persone che sono costrette a cambiare casa, perché gli ambienti non sono idonei al proprio stato di salute.